di avere un punto di riferimento per tutte le loro esigenze per organizzare attività civili. L'abbiamo voluto a quell'epoca perché sentivamo la necessità di individuare esigenze particolari che le singole associazioni magari non erano in grado di dare soddisfazione, per cui le associazioni che hanno iniziato questo percorso hanno sentito l'esigenza di mettersi a disposizione anche per attività al di fuori della loro, come si dice, del loro obiettivo e del loro modo di essere. Per cui abbiamo iniziato, non so, con il donatore di sangue, con il donatore di organi, con a San Vincenzo, con l'Orice di altre associazioni che avevano i loro scopi e le loro attività, però hanno accettato di mettersi a disposizione anche per svolgere attività non di loro competenza ma in rete. Quindi provate a immaginare nel 77 che situazione ci poteva essere, che ci ha convinto su questa idea e ci ha anche convinto ad iniziare un'attività proprio con il servizio di trasporto, che sentivamo come esigenza particolare sia per gli anziani sia per i disabili in un territorio come il nostro molto difficile da gestire. Per cui abbiamo iniziato questa attività pian pianino con le nostre possibilità iniziali e via via abbiamo incrementato questa tipologia di servizio creando il servizio che si chiama stacco, come era stato erroneamente indicato, che proprio come diceva il vostro presidente Franceschini, dice che è proprio un acronimo come servizio di trasporto e accompagnamento. Visto che parlavi di trasporti, voglio dire che Ferrara è nata nel 97 come associazione volontariato, come molte delle vostre realtà vendite, poi è diventata Anteas quando è stata costituita l'Anteas. Però fa molte attività, cioè facciamo attività negli ambulatori con i volontari, facciamo il tempo libero, le gite culturali, facciamo le convenzioni sul territorio per servire i nostri soci, quindi i lavori in casa, i lavori di barbiere, parrucchiere, uomo e donna, agevolazioni dal punto di vista alimentare, cioè voglio dire facciamo una serie di convenzioni che agevolano i nostri soci e le loro famiglie, soprattutto chi ha bisogno. Quindi l'attività è grande, nel senso che è molto vasta. E poi dentro il cartello avete il nostro bilancio sociale che dice i movimenti e le attività che sono, e facciamo anche molte. Abbiamo un'orchestra che va nelle case di riposo, quindi fa passare un'ora di serenità alla nostra gente. E abbiamo chiuso il progetto dell'Alzheimer, l'abbiamo chiuso a giugno, dopo 3 anni, quindi anche lì è stata un'esperienza che abbiamo fatto e di grande valore, credo, come la vostra, quindi non c'è bisogno di perdere tempo. La cosa invece che sui trasporti, perché soprattutto il confronto con voi, noi abbiamo intanto nessuno delle istituzioni ci ha dato mezzi, tutti i mezzi di Ferrara sono di proprietà dell'Anteas. Sono 15 in tutta la provincia, ma sono proprietà dell'Anteas. 2 ci sono stati donati da 2 famiglie che abbiamo servito per degli anni e quando è morto il coniuge, anziché mettere la macchina sul mercato, ce l'hanno donata, ci hanno fatto una donazione. Ma il resto è tutto, verrà ovviamente assicurato con la legge, volontari. Le battaglie che abbiamo fatto sono state almeno 2, una l'abbiamo già vinta, che è quella di essere esonerati dal pagare il bollo delle nostre auto. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto e realizzato. Quindi noi siamo esenti dal pagare sulle nostre 15